ragazzi, buon martedì e bentornati a Videogame News, il TG di EveryEye.it che due volte a settimana vi tiene aggiornati in merito alle più importanti notizie del mondo dei videogame. Iniziamo l'edizione di oggi parlando di Firewatch. La software house Camposanto ha annunciato qualche ora fa che il titolo debutterà nel corso del mese di febbraio 2016 su PlayStation 4, PC, Mac e Linux. Per l'occasione il cofondatore della compagnia ha dichiarato che il team si sta attualmente occupando di pulire, ottimizzare e scrivere le ultime parti del codice e che, avvicinandosi alla data d'uscita, sarà in grado di condividere molti altri dettagli e rendere disponibile anche una versione di prova. In Firewatch il giocatore vestirà i panni di un guardiaboschi nelle foreste del Wyoming, catapultato improvvisamente in una misteriosa situazione che metterà in dubbio i suoi rapporti con la supervisore Delia. Passiamo adesso a Warner Bros. Il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo dedicato ai risultati commerciali che la compagnia ha ottenuto nel 2015, un anno che si è rivelato decisamente positivo grazie a titoli che hanno riscosso un enorme successo. In particolare scopriamo che Batman Arkham Knight e Mortal Kombat X hanno venduto singolarmente oltre 5 milioni di unità in tutto il mondo, anche se per l'ultima avventura del Cavaliere Oscuro le aspettative erano superiori. Grande successo anche per LEGO Jurassic World, che ha piazzato circa 4 milioni di unità da giugno grazie anche al traino dell'omonimo film. Nintendo ha registrato di recente il marchio Pokémon XY e Z in Giappone. Si tratta dello stesso titolo utilizzato per la nuova serie animata, ma depositato questa volta non dalla compagnia responsabile dell'anime, bensì dalla casa di Kyoto. Tra le altre aziende legate al trademark in questione troviamo anche Creature, società produttrice del gioco di carte, e la software house Game Freak. Diversi rumor circolati in rete in questi mesi vorrebbero l'arrivo di una nuova generazione di Pokémon nel 2016, e non è escluso che XY e Z possa essere il nome scelto per i futuri giochi della serie o per dei loro eventuali spin-off. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori informazioni al riguardo. Jason Blundell, direttore del comparto single player di Call of Duty Black Ops 3, ha svelato nuove informazioni sulla campagna dello sparatutto pubblicato da Activision. A quanto sembra, infatti, i livelli della campagna saranno tutti sbloccabili e giocabili sin dal primo momento in cui avvieremo il titolo, in modo tale da lasciare agli utenti la possibilità di fruire di tutti i contenuti del prodotto nel modo che preferiscono. Lo sviluppatore ritiene che esperimenti di questo tipo siano già stati fatti in altri media con relativo successo. L'esempio che cita è quello delle serie Netflix come House of Cards. Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 3 uscirà il 6 novembre 2015 su PC e piattaforme Sony e Microsoft, ma che la campagna non sarà presente nelle versioni old gen. Intervistato dal portale Hip Hop Gamer, Matt Dahlgren di Capcom ha comunicato che il team di sviluppo è intenzionato a raccontare gli eventi di Street Fighter V in un modo del tutto nuovo per quanto riguarda il franchise. Pur non potendo entrare nello specifico, lo sviluppatore ha dichiarato che quest'ultimo capitolo avrà una narrazione diversa, unica e totalmente slegata dalle logiche che hanno caratterizzato i passati episodi della serie. Non sappiamo ancora che cosa aspettarci, ma siamo molto curiosi di scoprire quale trovata avrà architettato il team di sviluppo. Street Fighter V dovrebbe debuttare esclusivamente su PlayStation 4 e PC entro la fine dell'anno fiscale in corso, che terminerà ufficialmente il 31 marzo. Ricordiamo anche che la seconda fase beta avrà inizio invece il 22 ottobre. DICE ha annunciato nelle scorse ore tre nuove modalità che i giocatori avranno la possibilità di provare in Star Wars Battlefront, atteso sparatutto multiplayer in arrivo su PC, Xbox One e PlayStation 4 il 19 novembre. La prima modalità, chiamata Hero Hunt, mette in scena una serrata caccia all'uomo. Degli 8 giocatori presenti nella mappa, 7 vestiranno i panni di comuni soldati con l'obiettivo di far fuori l'ottavo, che impersonerà uno degli eroi o degli antagonisti classici della saga cinematografica. In Go on a Droid Run, invece, 12 persone suddivise in due team da 6 combatteranno per il controllo di 3 droidi, i quali tuttavia rimarranno in movimento anche una volta individuati. Infine arriva la modalità cargo, dove ribelli e soldati imperiali si ritroveranno a difendere preziose risorse, tentando allo stesso tempo di far proprio il carico avversario. La software house ha annunciato anche il Season Pass del gioco, che al prezzo di $50 garantirà l'accesso anticipato di 2 settimane ad ognuna delle 4 espansioni programmate e conterrà anche la speciale emote Shoot First. E anche l'edizione di oggi termina con le consuete top e flop news. Il top di questa settimana lo assegniamo a Platinum Games. La software house autrice di Bayonetta ha realizzato con Transformers Devastation uno dei migliori titoli dedicati ai robot più famosi degli anni 80, sfruttando con grande cura il materiale di riferimento e confezionando un action game solido e rigiocabile come pochi altri. Al netto di qualche imperfezione strutturale, il risultato finale è comunque ottimo, rappresentando una delle sorprese più divertenti da giocare di questo 2015.
Il flop di oggi spetta invece a The Witcher 3. Qualche giorno fa CD Projekt ha pubblicato una nuova patch fondamentale per introdurre l'espansione disponibile da oggi, che sembra tuttavia aver portato con sé anche bug e piccoli problemi per tutte le versioni del gioco. Il problema principale riguarda la sparizione di parti dell'equipaggiamento dall'inventario e il mancato fix di alcune missioni impossibili da completare. La software house polacca ha già pubblicato un hotfix per la versione PC, mentre ancora non abbiamo notizie per quanto riguarda la correzione del gioco su console. Vi terremo comunque aggiornati in merito a qualsiasi novità sulla faccenda. E con questa notizia è tutto per l'edizione di oggi del Video Game News con il nostro TG Videoludico. Noi ci vediamo come sempre venerdì. Ciao a tutti!